Chrissy? Ciao. Ciao. Mi era sembrato che nell'asciugamano ci fosse un ragno. Tanto non ci casco. Che c'è, Jenny? Mi presti la tua matita per gli occhi? Certo. Grazie. Che stai leggendo? È intitolato Quorum. È uno studio sulle relazioni personali. Ah, un libro pornografico. Non è un libro pornografico. È uno studio approfondito sui problemi moderni degli uomini e delle donne. In altre parole, è un'indagine demoscopica. È più chiaro adesso? Jack, come dicevo io, un libro porno. Chrissy, è pieno di grafici, di cifre e di dati scientifici. È veramente affascinante. A proposito, Chrissy, hai un centimetro? Sì, nel cassetto in cucina. Che ci devi fare? Voglio misurarmi la testa. C'è una teoria secondo la quale si può giudicare la virilità di una persona dalla circonferenza del cranio. Come ti dicevo, è scientifico. Scusa, Chrissy, solo un'altra cosa. Puoi prestarmi la tua camicetta marrone? Certo. E lo scialle scozzese? Non avevi detto solo un'altra cosa? Stanno così bene insieme. D'accordo. Grazie, a David piacerà molto. Ah, senti, Janet. Dimmi. Mi sembra quasi di essere io a uscire col tuo ragazzo. Quanto misura, Chrissy? Vediamo. 58 centimetri. 58, eh? Mm-hmm. Attenzione! Passo alle letture. Bambino di 6 anni al di sotto della media. Fatti crescere i capelli e poi ci riprovi un'altra volta. Ah! Pronto? No, sono Chrissy. Oh, ciao Chrissy, sono Jerry Randall. Sta a sentire, Punkin e io dovevamo uscire alle 8, ma siccome c'è tanto traffico abbiamo pensato che è meglio uscire alle 7. Volevo sapere se era lo stesso. Sì, volevi sapere la mia opinione? No, per favore, vuoi dirlo a Janet? Vuoi sapere la sua opinione? No, voglio solo sapere se Janet può venire prima. Stasera viene a farci da babysitter, ce l'ha promesso da 10 giorni. Deve venire da voi. Ah, ok, glielo dico alle 7. Allora sì, va bene, ciao. Io sono pronta. Janet, non hai dimenticato qualcosa? Perché? Cosa c'è? Non sto bene? No, stai benissimo invece. Ah, grazie. Spero solo che non gli venga in mente di farti la pipì addosso. David? No, sto parlando di un bambino. Che c'entra? Ha telefonato Jerry, dice che hai promesso di fargli da babysitter per stasera. Oh no, accidenti, me ne ero dimenticata. Non ti preoccupare, vado io al tuo posto. Ci vai tu, davvero? Certo. Grazie. Di un po', dove mi porterà David? Oh no, non scherzare, dai. Oh Chrissy, ti prego, aiutami, non mi abbandonare, ti prego. Niente da fare, Janet, sopporto tutto tranne i bambini. Ma fa un piccolo non sforzo. Non sento. Oh Jack, ciccio d'oro, non vorrei. Assolutamente fuori discussione, no, per nessun motivo, scordatelo, è impossibile. Non perderti in chiacchiere, sì o no. Perché non provi con la signora Roper? Buona idea. No, pessima idea. Perché? Perché ha letto con l'influenza. Oh, no. Ti assicuro, Helen, cucinare non è un lavoro da uomini. Io sono distrutto. Tutte queste storie per bollire un uovo. Non dimenticare il toast, ci ho lavorato un'ora. Non lo vedo, dov'è? Nel caminetto, era finito il carbone. Ormai l'avrai domani. Va bene, però potevi prepararmene un altro. Ci ho pensato, ma è finito il pane. Ah, che bella colazione. Ah, non te la prendere con me. Se non ti ricordi di fare la spesa prima di ammalarti, la colpa non è mia. Dove vai adesso? A guardare la televisione, l'indovina la grillo comincia tra un minuto. Non so stare la televisione, la vedi un altro giorno. Fammi compagnia, siediti a parlare con me.
Di che vuoi parlare? Possiamo parlare di noi? Di noi? Sì. Oh. Ma va bene. Allora, Helen. Eccoci qui, una coppia, in camera da letto, insieme. Sì, continua. Se tu non stessi male, potremmo guardare l'Indovina la Grillo. Ah, vai, Grillo, va a guardare il tuo stupido programma. Oh, beh, se non vuoi parlare, non ti costringo mica. È meglio che dorma sul divano stanotte. Perché? E se hai l'influenza con tutti quei germi contagiosi? Ah, non devi preoccuparti, Stanley. Non ti avvicini mai tanto da prenderti qualcosa. Helen, tu... Finiscila, stupido. Janet, non so neppure come è fatto il bambino, figurati. Se cercassi di cambiarlo, sarei anche capace di farlo soffocare. Esagerata. Oh, ti prego, Chrissy, i Randall sono miei vecchi amici, non posso piantarli in asso. Ho paura a restare sola tutta la sera con un bambino piccolo. Allora, Jack potrebbe accompagnarti. Illusa delusa, stasera ho un appuntamento con la televisione, i Lakers giocano contro i Portland. Potresti vedere la partita dai Randall, il loro televisore è meglio del nostro. Ah, sì? Certo, e hanno anche un bar molto ben fornito. E allora? E allora, sai tutti quegli strani liquori che cerchi per cucinare ma che sono troppo cari? Loro li hanno tutti. Ah, sì? Eh già. Beh, se è per darti una mano, allora... Oh. Che ne pensi, Chrissy? Ti piacerebbe se facessi delle crêpes Suzette al Grand Marnier, al Curaçao, al Benedictine? Oh, sbrigatevi, è David. Allora, ci vai? Io ci vado se ci va Chrissy. E va bene. Oh, grazie, Chrissy, sei un angelo, grazie. Non lo dimenticare. Chi è? Ciao. Grazie anche a te. Non si tratta solo di una sera. Ciao, David. Ciao, Janet. Entra. Sei molto carino. Grazie, hai avuto difficoltà a trovare sì, la strada? Sì, tanta, grazie. Figurati. Vieni, ti presento i miei amici, Jack e Chrissy. Oh, ciao, Jack. Ciao. Ciao, Chrissy. Di un po', che programma hai preparato per conquistare Janet questa sera? Ah, un meraviglioso concerto di musica del 1300 con Natasha Andrenovich al clavicembalo. Cos'è, un animale esotico o un modo di dire? Chrissy. Lei scherza sempre. Davvero? Sono tutte musiche del 1300? Sì! Oh, che bello! Viva! Forse era meglio il neonato del 1900. Pumpkin, Pumpkin, sono quasi le 7. Il bambino non si è ancora calmato. No, non ancora. Continua a tirare calci. Farà il calciatore questo qui. Volevo dire Jonathan. Ah, lui dorme tranquillo. Oh, deve aver fatto gol. Sei sicura di sentirti bene, tesoro mio? Oh, certo. Il dottor Jenkins ha detto che ci vogliono ancora 2 settimane. Già. E 7 mesi fa ha detto che avevi l'indigestione. Ha detto che avevi... Ciao, Jerry. Janet non è potuta venire. La sostituisco io, se per voi è lo stesso. Oh, sì, sì, certo. Sei stata molto gentile. Su, accomodati. Grazie. Pumpkin, conosci già Chrissy, vero? E questo Jack è venuto per farmi compagnia. Ciao. Ci hai fatto venire in anticipo, eh? No, questo è il numero 2. Sarà una femminuccia o un maschietto? Ah, uno dei due, senz'altro. Jonathan sta dormendo. Venite di là. Beh, intanto ti faccio vedere dove teniamo le bottiglie. Ah, molto gentile, grazie. Eccole, sono in questo frigorifero sotto il bar. Ecco qua. Oh, com'è carino. Quanto tempo ha? Quasi un anno. Ah, certo che hai fatto appena in tempo a riprendere fiato prima di ricominciare. Già. Jerry ha pensato che un altro figlio era la cura migliore per la depressione da parto. Allora noi non dovremmo tornare troppo tardi, eh? Oh, non vi preoccupate. Senti, puoi dirmi dov'è il vostro televisore? Eccolo lì. Ah, grazie. Sì, però è rotto, mi spiace. Cosa? Andiamo, sbrigati, Pumpkin. Ci vorrà almeno mezz'ora per arrivare. Va bene, va bene. Mi toglie tutto il gusto di fare tardi. Ah. Oh! Versatevi pure da bere. Sì, grazie, volentieri. Ciao. Buon divertimento. Faremo del nostro meglio. A più tardi. Sì, ciao. Ci vediamo, ciao.
clic. Oh, Chrissy, guarda che bei colori. Santo cielo, non ho mai visto un'immagine più nitida. Se sapessi leggere sulle labbra, vedrei cosa si stanno dicendo Karim e Walton sotto il canestro. Oh, ragazzi, che emozione, un televisore a raggi X. Oh, guarda, Skeletrix sta tirando. Ora basta, finiscila. Hai perso la partita di basket, ce ne sarà un'altra la settimana prossima, no? Senti, perché intanto non prendi quei liquori e cominci a cucinare? Sì, almeno quello. Janet aveva ragione, hanno di tutto, eh? Chiuso a chiave, la serata è perfetta. Niente liquori, né cucina, né televisione. Smettila di lamentarti. Chrissy, ho un'idea. A casa nostra non c'è nessuno. Potrebbe entrare qualche ladro e rubare il televisore. Forse sarebbe bene che andassi a controllare. Aiuto, ah, voglio vedere la partita. Inutile, non ci casco. Non pensare alla partita. Io non ci rimango qui da sola. Siediti. Leggi questo. Adesso rilassati. Non ti farà male passare una serata in pace lontano dalla confusione. Hai visto com'era diventato rosso in faccia? Sì. I bambini sono così carini quando cercano Chrissy, di... scusa, ma preferisco non parlarne più. Dove lo metto? Ah, che schifo! Mettilo in bagno! Ah, fortuna che si è addormentato presto. Così possiamo starcene tranquillamente in pace. Il telefono! Rispondi, presto! Dov'è il telefono? Sì, ma non so dov'è! Telefono! Telefono! Ma dove sarà? Eccolo! Pronto? Scusa, cercavo di farlo suonare il più piano possibile. Ho svegliato il bambino? No. Meno male. Senti, la povera Pumpkin ha avuto le doglie proprio a metà della cena. Cosa? Sì, contrazioni ogni 5 minuti. Ho dovuto accompagnarla in ospedale, quindi temo che farò un po' tardi, mi dispiace. Nel frattempo, se volete, fatevi pure un altro drink. Volentieri, ma la cosa è un po' difficilotta perché il bar è chiuso a chiave. Ah, scusa, pensavo di avertelo detto. Le chiavi sono nella scrivania. Ora scappo. A più tardi. Era Jerry al telefono. Pumpkin sta per partorire. Oh, no. E così siamo bloccati qui finché non torna a casa. Chi ce l'ha fatto fare? Almeno possiamo prenderci un liquore. Chiuso a chiave. Già, chi ce l'ha fatto fare? Chi ce l'ha fatto fare? Avanti, vai. No, va tu, Chrissy, la colpa è tua. Adesso no, vai no, là, no, io non so che fare. No, lasciami. Ci vai tu. No, dai, non essere vigliacco. Brutto, affrontalo. C'era una volta una dolce donzella che le piaceva toccare. Jack! Ma che stai cantando? E mi hai detto di cantargli qualcosa per farlo star buono. Sì, ma non canzonacce. E come lo sai che era una canzonaccia? Non ero ancora arrivato al ritornello, Chris. Smettila! Mi allenavo. Sarai un pessimo padre, te lo dico io. D'accordo, allora cambio genere. Ingrano la quarta e gli leggo una bella storiella. Ah, Percy Puff Puff e il gigante Taralluccio. Che ne dici, ti va genio? D'accordo, attacchiamo con Percy. Dunque, ecco qui. Oh, ma che bella giornata di sole pieno, disse Percy Puff Puff e fischiò. Tu, fischiò. Sammy, a questo segnale, sollevò il braccio e Percy passò. Dove stai andando? Disse Sammy. Sto facendo una bella passeggiata, disse Percy. Che c'è? Forse era meglio se continuavi con la tua canzonaccia. Oh, Chrissy, non è scritta per te, è scritta per lui e per me, ok? Oh, scusami, Sammy. Percy era diretto nel paese delle corna. Corna muse fatte con pelli di montone. Basta, Jack. Sei stato grande. Ah, sì? Si è addormentato dalla noia. Visto? Aspetta, voglio vedere come va a finire, Chrissy. Oh, non ti metterai mica a leggerlo tutto, vero? Ma certo, sono sicuro che ha un finale erotico. Sembra che se la intenda con Daphne di Selangel. Starai scherzando. No, sul serio, perché credi che facesse puff, puff, puff? Le favole sono tutta una metafora. Sono già le 11:20. Spero proprio che Pumpkin stia bene.
sei tu, Chrissy. Ciao. No, non ha ancora partorito. Ma il dottore dice che mancano solo pochi minuti. Ascolta, il fatto è che ho promesso a Pumpkin che avrei assistito al parto. Sì, col cotone nelle orecchie. Sì, mi dispiacerebbe fermarti un'altra oretta. Non potresti chiamare una baby... D'accordo, sta tranquillo. Fammici parlare. Pronto? Sì, qui tutto bene. Ascolta, dove diavolo hai messo la chiave della scrivania? Devi scrivere qualcosa? No, voglio del liquore. Ah, è dentro il mobile bar, serviti pure. Ora scappo e ciao. No, aspetta un momento, aspetta, senti. Ah, che Dio, lo strafulmini. Che razza di linguaggio. Oh no. Che Dio, lo strafulmini. Oh, grazie, David. È stata veramente una bella serata, sai? Davvero? No, ma sto cercando di essere educata. Cioè, stai dicendo che non ti piace quel genere di musica? Da ascoltare, no. Fa conto che siano spinaci. Magari non ti piacciono, ma fanno bene. Quanto sei spiritoso. Senti, sì. Ti inviterei a entrare, ma purtroppo i miei amici sono in casa, quindi se non ti dispiace, buonanotte. Pronto? Ah, ciao, Chrissy, tutto bene? Santo cielo, e da quanto tempo piange? Ah, d'accordo, senti cosa devi fare allora. Hai visto l'armadietto in bagno? Sì, ecco, ci sono dei batuffoli di cotone. Mettiteli nelle orecchie, va bene? Sì, è il sistema che uso anch'io. Senti, se sei tanto preoccupata, chiama la signora Roper. Lei ha lavorato in ospedale. Sì, ciao, a più tardi. No. Oh, che spavento. Ah, sì, che sei tutta sola, eh? Sì, so dove vuoi arrivare, ecco. No, veramente no, ma lo sarò appena te ne sarai andato. Ciao. Senti, ma un uomo assetato non può avere qualcosa da bere da queste parti? Ma certo, ci mancherebbe. Che cosa vuoi? Oh, scotch e soda. Ne troverai quanto ne vuoi all'arcobaleno. E qui dietro l'angolo, buonanotte. Uffa. Che bel castello di carte che hai fatto, disse Percy Puff Puff. Guarda quanto è carino. E beh, allora? Che ha detto Janet? Niente di utile. Credi che siano i denti? Cosa? Credi che siano i denti? Sì, i miei, non digerisco la carne di neonato. Buono, mostro. Sta zitto, bello, su. Pensa. Non ti vedo preoccupato. In fin dei conti sei responsabile anche tu di questo bambino, ti no? Ti sbagli, sono solo 6 mesi che abito qui a Los Angeles. Adesso telefono alla signora Roper. No, non piangere, riprendo da dove ho lasciato. Aspetta un momento, dunque, ecco, Tutu, disse Percy. Oh, che bravo, ti sei addormentato. Ah, che bell'aiuto che sei. Stanley! Stanley! Adesso no, Helen, ripassa domani. Ti ho detto domani! Pronto? Ah, Chrissy! Oh no, figurati, non mi disturbi purtroppo. Quando sono a letto nessuno mi disturba mai. Sì, certo, ho lavorato tanti anni in ospedale, nella lavanderia a secco. Qualche bottone troppo stretto? Ah, vediamo, forse ha mal di pancia, oppure se la sarà fatta addosso. Oh, beh, è semplice, Chrissy, prova a palpargli il culetto. Il culetto? Ma con chi parli? Torna in letargo, Stanley. Ascolta, prova a spalmargli un po' di crema in mezzo alle gambe e poi mettigli un po' di talco. Sì, sì, in genere funziona. Cosa? Cerca di dormire, Stanley, altrimenti ti respiro addosso. Non so cosa dirti, Chrissy, la faccenda è strana. Ah, mi è venuta un'idea, dagli qualcosa da succhiare. Cosa? Ah, va bene, proveremo di tutto. Si è addormentato, passamela un secondo. Pronto, signora Roper? Salve. Sì, ha fatto un ruttino spaventoso e poi si è addormentato. Sì, grazie ancora. Arrivederci. Buonanotte. Ah, allora era solamente del gas. O gas o il bang supersonico.
Finalmente, che sollievo. Già, l'ha detto anche Jonathan. Che bella la tranquillità, ragazzi. Solo che c'è rimasto un piccolo problema. A quanto pare, Chrissy, dovremo dormire qui stasera. Già, e c'è solo un letto matrimoniale, vero? Vero. Gnocchia. Arrivo. Chi è? Ciao, ma che è successo ieri sera? Cose turche, meglio non approfondire, Janet. Jack, allora perché non siete tornati a casa? Pronto? Insomma, perché siete rimasti qui tutta la notte? Janet, sei una donna di mondo tu, non è vero? Niente affatto. Lo saresti se avessi passato la notte qui. Ah, congratulazioni! Sì, d'accordo. Ciao, Pumpkin. Era Pumpkin. Come sta? Sua madre verrà qui da un momento all'altro. Perché? Ha avuto una femminuccia di 3,30 kg. Un panchetto? No! Una panchina. Oh, davvero? Come sono contenta. Ma perché sua madre sta venendo qui? Jerry ha avuto una commozione cerebrale. Ah, sì? E quanto pesa? Chrissy, vuoi spiegarci di cosa stai parlando? Sto parlando di Pumpkin che ha partorito una femmina. E poi? Secondo tempo, prego. Jerry è svenuto durante il parto e ha battuto la testa per terra. Lo trattengono in osservazione. Ah. Oh. Accidenti, non riusciremo più ad andarcene. Siamo no! Bloccati qui per sempre. Non ti agitare. Oh. Buongiorno. Buongiorno. Sono la madre di Pumpkin. Ah. Beh, dov'è mio nipote? Dorme ancora, signora Pancona. Dorme ancora a quest'ora? Oh, signore, è terribile. Per fortuna sono qua io. Bisogna subito preparargli la colazione, lavare i pannolini e rifare il letto. Il suo bagno è pronto? Non lo chieda a noi, siamo del turno di notte. Si rivolta al turno di giorno. Su, ragazzina, muoviamoci. A Jonathan piacciono i cereali per colazione. E faccia attenzione che l'acqua del bagno non sia troppo calda. E mi raccomando, non dimentichi sì. L'occhetta di plastica. Sì, aspetti, signora, ci deve essere un equivoco. Che l'occhetta di plastica. Buona fortuna. No, ciao. Arrivederci. Per favore, non puoi abbandonarmi così, ti mi prego. Mi dispiace, buona fortuna, cara. Chrissy, resta almeno tu, per favore. Su, coraggio, non resti lì, muoviamoci. Scattare. Sì, certo, scattare. Vigliacchi. Oh, no! Janet! Finito. Giuro che è l'ultima volta che faccio la babysitter. È andata così male? Un disastro. Non ci sono parole per descrivere come mi sento. Ti vedo distrutta. Allora esisto ancora? Non capisco. C'era anche la nonna del bambino. Non ti ha dato una mano? Ah, sì, certo che c'era la nonna. Ma 2 minuti dopo che siete usciti, è caduta lunga sul divano, mugolando frasi indistinte sul suo povero cuore che non reggeva a tanta emozione. Accidenti, allora che è successo? Una tragedia. Ho passato le 12 ore seguenti a dar da mangiare, correre avanti e indietro e leggere. Tu, il gigante taralluccio. Tu, diceva Percy, tu. Percy, puff. E dire che con noi il bambino è stato buono. Il bambino è stato un angelo, sto parlando della nonna, oddio. Povera Su, non fare così, pensa se fosse venuta anche l'altra di nonna.